tre, quattro. Pronto? Sì, ciao, come stai? Lo so, ho visto ieri, incredibile, pure Loredana, povera. Ma lo so, ma queste cose succedono quando prendi e metti dentro gente che è ipocrita. Non offenda. Ma che c'hai, la Boldrini, sei in aula? Sì, te stavo a dire, quando prendi e c'hai le persone che vengono elette, ci abbiamo pure le veline. Lei non può usare sani offensivi. Io te devo richiamare dopo, sta qua. Sì, che ne so, mo io lo chiedo. Laura, via davanti, va, ciao! Sì, però Laura, mi devi fare un favore, Con questa maglietta non sei credibile. Te lo sei portato il cambio? Senti, io esco perché te sei, che donne, lo so come sei tutta quanta precisa, e se poi te vedo che te spogli non è il massimo, Te cambi te? Va bene, dai, a posto, Hai fatto? A posto! Sì, vabbè, però la maglietta nera togliamola dalla radio, Dai, brava, ok. Mo te ritrovo, Ma te si addice. Ma ti rendi conto che sei stata la prima della storia della Repubblica che ha usato la ghigliottina alla Camera? Poi per un decreto che regalava i soldi alle banche. Ah, perché c'avevi Renzi e Berlusconi che avevano messo lo sbarramento all'8%. E così adesso te l'hanno abbassato al 4,5%. Ho capito, però Sel mo si arriva all'1% è tanto, Ma mo non chiamate più Sel. Com'è che vi chiamate adesso alle prossime elezioni? Seg? E che è? Una pratica? Ah, sinistra e ghigliottina. Figo. Lo stemma com'è? Ah, la ghigliottina è l'operaio che gli tranciano la testa. Bello, mi pare. E dietro c'è la banca. Bello, mi piace. Qual è l'altro motivo? Dai, dimmelo, va. Tanto non c'è lo streaming, vai tranquilla. Ah, che non avevate un altro cavallo di Troia pronto da usare nell'informazione per prendere e nascondere i 7 miliardi e mezzo delle banche? Però non è che ci avete fatto un grosso affare con sta mossa, Laura, Perché? Perché il Movimento 5 Stelle ha mandato lì mica dei politici, Qualcuno ci sta a cercare di diventarlo, soprattutto al Senato, però non ti preoccupare che ci pensiamo noi. Ha mandato tutti quanti i cittadini incazzati, che erano incazzati prima e figurate mo quanto stanno incazzati adesso. E noi quando si incazziamo non è che famo come il questore vostro, che manco dico il nome perché tanto non è un uomo uno che picchia una donna. Risponderemo con l'informazione, con la controinformazione, facendo opposizione dura tutte le volte. Come dai, retta? Va rendete e fate prima, perché è finita. Va a finire male, capito? Mo però non iniziamo sui giornali a rompere i coglioni, i grillini sono violenti, non è vero che non sono violenti, va a finire male, nel senso che ve famo venire uno stress, capito? Già mi pare abbastanza stressata, però ancora di più, poi non lo so, la salute è importante nella vita, capito? Oltre ai regali agli amici, è importante pure la salute. Senti, siamo arrivati, ti faccio scendere, ma guarda, per ultimo gesto ti faccio scendere io. Ciao, Lare! Oh ragazzi, siete stati fantastici ieri, mi raccomando, vinciamo noi, un sorriso li seppellirà e mai più moderati, soprattutto mai più rimoderati.